1-2 il risultato finale qui al campo sportivo San Marco di Pescara. Il Ponte Pomano riesce a vincere contro la Delfino Flacco Porto e a confermare la sua presenza nella prossima stagione di eccellenza. La prima occasione arriva al 15° minuto del primo tempo con Pallitti che si divora il gol dell'1-0 dopo una bellissima torre di Maranella. Pallitti infatti si fa ipnotizzare da Falso che può deviare con poche difficoltà. 6 minuti dopo, cross dalla sinistra da parte di Disante. Francia stacca di testa ma la sua conclusione è di poco sopra la traversa. Al 28° arriva il vantaggio del Ponte Pomano con Gentile che dalla sinistra rientra sul destro e con un bellissimo tiro a giro sul primo palo riesce ad infilare Falso. Un minuto dopo arriva il pari della Flacco Porto con Marzucco che dalla sinistra effettua un cross perfetto sulla testa di Alberico che riesce a piazzare sul primo palo e siglare l'1-1. Al 35° minuto bellissimo 1-2 tra Pallitti e Di Santi, infatti quest'ultimo entra in area di rigore e mentre ingaggia il pallone viene fermato irregolarmente da Giannini e calcio di rigore secondo il signor arbitro. Dal dischetto andrà proprio il numero 4 che spiazza Falso per l'1-2 del Ponte Pomano. Nella ripresa la partita assume tutt'altro punto di vista, poche le occasioni da gol. Infatti al 12° minuto arriva la prima occasione con un cross dalla sinistra per il neo entrato Tine Mori che dalla destra colpisce di testa ma la sua conclusione viene parata da Farnese. Al 26° Ligoschi vuole lasciare la sua firma anche all'ultima giornata ma la sua conclusione viene parata da Farnese dopo una bella azione di Tine Mori. Un minuto dopo Ligoschi tenta un'altra conclusione ma nonostante la deviazione Farnese vola e mette in calcio d'angolo. Finisce 1-2 per il Ponte Pomano che conferma la sua permanenza in eccellenza per la prossima stagione, mentre la Delfino Flacco Porto era già salva dalle precedenti giornate.